Si chiama Green Lab School. L'accordo di rete, presentato martedì 21 gennaio al municipio di Torino, dagli assessori comunali Antonietta Di Martino e Alberto Unia, dal dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Stefano Suoraniti, dalla preside del liceo Regina Margherita Francesca Di Liberti e dalla consigliera metropolitana con delega all'istruzione Barbara Zarà. Noi lavoreremo insieme alla rete di scuola a 360 gradi in quanto come istituzione ci rivediamo negli obiettivi della rete, quindi l'agenda 2030, non solo la sostenibilità ambientale. I ragazzi poi sono mossi da un interesse particolare in questo momento storico e si deve passare appunto da quella che è la sola manifestazione di piazza a realizzare dei progetti. E noi come città metropolitana la supporteremo con i nostri uffici tecnici, con la comunicazione, con tutto quello di cui avranno la necessità e soprattutto anche nel rapporto con i comuni e il coinvolgimento degli altri comuni in questa rete, perché anche le scuole che sono fuori Torino dovranno iniziare a lavorare insieme. L'accordo, a cui al momento hanno aderito una trentina di scuole tra medie e superiori, oltre al Comune di Torino, alla città metropolitana, all'ufficio scolastico regionale, parte dal presupposto che la promozione della cultura ambientalista e dei comportamenti orientati alla tutela del nostro ecosistema siano compiti primari della scuola. L'impegno della rete dice in un obiettivo che si parte proprio dalle pertinenze scolastiche per allargarsi poi alla città, al quartiere, a tutto il resto del territorio. Chiaramente non abbiamo l'ambizione di poter cambiare il mondo, noi non possiamo gestire le politiche del cambiamento climatico sicuramente, non è compito delle scuole. Il cambiamento parte dal comportamento quotidiano che adottiamo ogni giorno, dalla raccolta differenziata a scuola, agli sprechi alimentari nelle mense scolastiche, all'enorme consumo di carta delle fotocopie nonostante il digitale e tanti altri piccoli comportamenti che a scuola possiamo adottare, che sono in realtà grandi se moltiplicati per i grandi numeri delle scuole. Green Lab School coinvolge gli studenti come soggetti attivi. È una risposta pratica a quelle che possono essere le molte rivendicazioni che sono in campo ambientale, adesso le stiamo sentendo, sono all'ordine del giorno ormai. Quindi questo accordo di rete è uno dei tanti accordi di rete che stiamo vedendo, che può interagire con gli altri, quindi non è una cosa unica nel suo genere ed è sicuramente la dimostrazione pratica del fatto che si possono fare cose concrete, che si possono ottenere cose concrete. La rete Green Lab School avrà anche un logo che sarà scelto dalle scuole tra una rosa di proposte presentate dagli studenti guidati dagli insegnanti del liceo artistico Cottini.